storia è un pochettino, inizia nel 1978, dove incontro, diciamo, Falco, nella fattispecie Fenice, sono stato seguito da lui e inizio subito come aiutante nel laboratorio di elettronica. Io ho la mia esperienza di perito elettronico, ho lavorato 15 anni in una ditta italiana di computer e quant'altro, ma più che altro quello che può essere forse utile a noi è la grande curiosità che ho sempre avuto. Questa curiosità che mi ha avvicinato alle piante, mi ha avvicinato all'uomo e quant'altro, e la cosa appassionante in quei tempi è stato proprio osservare quanto le piante sono vive, quanto sono intelligenti e quanto sono in grado di comunicare nonostante la apparente immobilità. Per cui dal 78 all'87 circa, insieme ad altre persone, sono diventato responsabile del laboratorio di elettronica e nel tempo si sono, diciamo, affiancati delle persone molto valide che poi nominerò nell'andare di questa storia, perché sono state comunque delle tappe notevoli. Perché la musica delle piante? Perché le piante sono vive, sono intelligenti, pensano, pensano e attraverso il loro corpo modulano un linguaggio o dei segnali che, grazie alla musica delle piante e altri strumenti che oggi avete realizzato in una maniera più tecnologica, noi già allora riuscivamo a fare delle cose molto interessanti. Ve ne racconto alcuni se vi interessa. Arrivai che il carrettino delle piante era già stato fatto da Falco e altre persone che c'erano lì prima di me, per cui veniva messa una pianta su un carrettino, chiaramente carrettino giocattolo, ma potete vedere nel museo di Davano, è ancora lì, e al quale è stata data una scatoletta, chiamiamola nera, dove venivano presi i segnali della pianta che era sul carrettino. E piano piano la pianta imparava a modulare il proprio corpo, scusate, a modulare le proprie energie per andare verso il prato, perché da qualsiasi parte giravamo questo carrettino, dopo un po', per tentativi, tentativi ed errori, ok, la pianta andava verso il verde, verso il vegetale, verso i suoi simili. Chissà se fa come noi umani. La cosa interessante è stato proprio che le piante imparavano, cioè se sostituivi la pianta che mettevi imparava, ma imparava più rapidamente della prima, della precedente. È come se, diciamo, la memoria di razza, diciamo della piantità, se vogliamo dire così, si trasferisse in maniera molto rapida, per cui avevamo questi effetti. Altre cose che sono state fatte con le piante è stato, e questo solo con la preparazione di Falco, di Oberto Einaudi, è l'apertura di una porta. E questa è un'altra esperienza notevole che pochi ricordano perché comunque è stata fatta agli albori dell'esperienza. Veniva approntata una porta insieme a una pianta. Questa pianta la preparava lui. Okay, dopo un po' tornava e questa pianta era in grado, ad esempio, di riconoscere te o lui, a seconda del caso. Per cui ci avvicinavamo, gente estranea, gente che non era il padrone di casa, e la pianta non apriva questa serratura, questa porta. Si avvicinava al padrone, trac, scattava la serratura. È stata meravigliosa questa esperienza perché vedere che un qualcosa alla quale normalmente non si dedica attenzione, non si dà considerazione, non si presume sia viva, che sia intelligente, che abbia memoria e che si possano inserire dei programmi, invece queste piante funzionavano in questo modo. Cos'altro dire di particolare che forse qualcuno ha dimenticato? Davanti ad Amil, davanti all'alloggio 2, dove insomma adesso c'è lo studio del benessere, eccetera, c'era una serra. Era stata messa una serra e lì è stata una sperimentazione notevole perché le piante si gestivano con la tecnologia di allora, si gestivano l'acqua, la luce, ok, e i movimenti. E c'era anche la musica, per cui questa musica esterna, classica,
classica oppure disturbante, in pratica riusciva a far spostare le piante fisicamente. Chiaramente la radice non si poteva muovere, ma il corpo della pianta si spostava o verso l'oggetto, diciamo, positivo, la musica positiva, oppure si allontanava. E questo mi ha fatto pensare come alcuni alberi sono curvi, sono curvati, non possono scappare da una fonte di disturbo, ma possono curvare il proprio busto, i propri rami, verso una parte distante dalla fonte di disturbo. Non so se mi sono spiegato. Per cui cos'altro dirvi? La tecnologia di allora era veramente alle prime armi, cioè così ricordo anche il primo convegno sulla musica delle piante, dove per ben 6 mesi io e Roberto ci siamo chiusi in casa, insomma, ricevavamo, diciamo così, per giocare, per raccontare un po' di storia, il cibo da gatto, ok, che era la persona che ci aiutava in questo. Questa sosteneva in questo progetto e per mesi abbiamo costruito il primo prototipo, diciamo che era importante da rendere anche pubblico. Dopo questa esperienza, diciamo, sono subentrati altre persone importanti nella storia della musica delle piante, Castoro e diciamo, Scoiattolo 1, i quali hanno portato anche loro il loro contributo. Dal punto di vista della preparazione, diciamo, tecnica elettronica per poter costruire altri strumenti con altre tecnologie man mano più avanzate. Ricordo che la preparazione di Castoro, ma anche di Scoiattolo 1, ci ha dato la possibilità di fare un salto tecnologico da un certo punto di vista, che ha portato a dei risultati notevoli. Dopodiché, più o meno nel 79, io ho lasciato per motivi di lavoro esterno, ho lasciato, diciamo, il laboratorio a Castoro e a Scoiattolo 1 e di lì potete chiedere a loro la storia. Cos'altro dirvi di bello? Che questa vitalità che loro esprimono con il campo aurico, oppure con i movimenti esterni, oppure con i movimenti interni, che solo ad esempio il bambù è in grado di rilevare, perché noi non abbiamo i sensi per vedere questa forma di comunicazione, per misurarla, mentre invece attraverso la percezione della variazione strumentale, l'amplificazione del segnale biologico delle piante, riusciamo a comprendere quanto siano in armonia o quanto alle volte possono svenire, cioè nel senso sentono diciamo, l'ondata di disturbo, di odio, se vogliamo dire così, da parte di un essere umano e loro, tac, chiudono per non soffrire, perché sentono i pensieri. L'esperienza che abbiamo fatto principalmente con Castoro a ogni dove uno è stata notevole perché abbiamo iniziato a coinvolgere le betulle, le querce, le piante grandi, cioè gli alberi, mentre prima lavoravamo semplicemente sulle piante. Ecco che allora è stato un altro salto perché loro sono ancora più sensibili e fra l'altro, concetto che ho già detto prima, loro sono collegate attraverso la radice, oltre che attraverso il campo esterno aurico, così come c'è qui fra queste due piante. Per cui il lavoro che ha portato poi a questa tecnologia, che mi piacerebbe farla vedere diciamo, ai nostri amici e alle persone interessate del bambù, alle quali ci state, diciamo, lavorando da anni, dal mio punto di vista di ex perito elettronico, oggi 73enne, insomma, è un salto veramente notevole che dà proprio l'idea di quanta armonia ci possa essere in questi esseri, armonia di cui noi possiamo godere, perché questa musica viene tarata dalla pianta, sperimentazioni già fatte, in funzione dello stato d'animo della persona che si avvicina. Mi spiego meglio. Se la pianta mi sente perché è mia, è nella mia casa, eccetera, la accudisco, in realtà si è creato un legame simbiontico, un legame di sintonia, per cui sente ad esempio che io sono triste e allora la sua musica sarà
di un certo tipo poi varierà proprio per agganciarmi e portarmi verso uno stato di serenità, perché sono intelligenti e sono nostre alleate. Di conseguenza, avere l'opportunità di questo strumento oggi veramente notevole, dal mio punto di vista, può aiutare le persone, specialmente in questo momento particolare del tempo, a ritrovare una propria armonia individuale. Quando sono arrivato, dato la mia curiosità e la mia potenzialità esperienziale sull'elettronica, abbiamo incominciato principalmente con Castoro a costruire degli strumenti per vedere gli effetti psicosomatici energetici in noi umani. E abbiamo visto che in realtà avveniva la stessa cosa con le piante. In realtà quello che voi vedete oggi realizzato perfettamente con il bambù, dove c'è questa musica che è molto armoniosa e si può gestire questa musica, noi così ai primordi utilizzavamo uno strumento che chiamiamo biofeedback. Che cos'è questo strumento? È uno strumento che, grazie alla struttura interna, rileva la resistenza, l'impedenza, per parlare in termini tecnici, insomma, riusciva a rilevare la presenza di quest'umano, misurando dei parametri biologici, così come succede con la pianta, si misurano dei parametri biologici che vengono cambiati in funzione della relazione pianta-ambiente, pianta giorno-notte, pianta caldo-freddo, eccetera. Cioè noi funzioniamo allo stesso modo. Dicevo prima, la pianta è intelligente, ha capacità, virgolette, decisionale, ha memoria. Avendo memoria, in realtà può riconoscere, come dicevamo prima nell'esperienza, il padrone di casa, può riconoscere, diciamo, dove c'è il prato, dove ci sono gli alberi, e muoversi con il carrello. Oppure può succedere, come succedeva qui, che lo strumento della musica delle piante andava in correlazione con la persona, cioè la persona e la pianta entrano in sintonia, per cui c'era la stessa tonalità, la stessa musicalità, c'era una risonanza. E questo è molto bello perché nel momento in cui si fanno le esperienze, grazie alla nostra università e quant'altra, sulla musica delle piante in maniera anche pratica, si può rilevare come noi siamo in sintonia oppure no con le piante. Ok? E come funzionava questo strumento? Beh, diciamo uno strumento che risale al 1983, oggi siamo nel 2021, fate i calcoli voi di quanti anni sono passati. Si accende e ha un suono che può andare da questo, che è acuto, e rileva una emozione, uno stress, ok? Anche uno stress positivo, vedo una persona che amo, ho un picco di stress, oppure si rileva quest'altro suono che è il suono del rilassamento. Si può regolare il volume, si può togliere o mettere, ok? Oppure si può lasciare come succede. Cosa avviene? Che vengono messi gli elettrodi nella pianta, adesso lo faccio vedere con me, ma è la stessa cosa, e c'è una taratura, un bilanciamento, diciamo un punto zero dalla quale si parte. Sentite il suono che cambia e diciamo siamo in scala. Adesso io faccio delle variazioni interne, ad esempio mi arrabbio, è più facile, è immediato, mentre invece se voglio rilassarmi non è così facile come si dice. Però questo sistema, e la pianta è maestra in questo, ci può aiutare, vedete? Io lo sento, si sta andando per tentativi e cambiamenti verso il rilassamento. Stiamo adattando gli elettrodi del biofeedback con questi per adattarli a questa esperienza che vorrei fare così insieme a voi. Sto mettendo un cavo a questo del device, okay, che
va sulle radici, ok? E mentre l'altro cavo andrà a contattare la foglia sullo stesso punto dove metteremo il bambù, ok? Questa è la pianta che sta modulando, così come gli esseri umani, la propria configurazione interna, il proprio metabolismo, l'energia proprio che esprime nel campo, ma noi stiamo misurando un qualcosa di fisico, di biologico, e lei sta modulando. Questo per vedere l'analogia che c'è fra gli esseri umani e le piante. Siamo simili, funzioniamo allo stesso modo, semplicemente su frequenze diverse. Ecco, questo è uno stato di eccitazione. Sentite come modula con questo strumento il suono, vedete che la lampadina sta andando su e giù. Quando va verso il verde è uno stato di benessere, di rilassamento. Quando invece va verso l'alto è uno stato di eccitazione. Chiaro, è una prova così vista meccanicamente. Bisogna permettere alla pianta di avere il tempo di imparare, di sentire il ritorno che ha, in modo tale da poter gestire lei stessa il suono, perché lei sente il suono, sente questa frequenza, questa vibrazione. E ribadisco il concetto: se è un suono armonioso, si avvicina proprio fisicamente. È chiaro che non può fare dei movimenti rapidi come li facciamo noi, ma nella serra, appunto in Da Mil, era stata fatta la musica proprio persistente, musica disturbante, eccetera, oppure musica classica. Con la musica classica la pianta andava verso la fonte, diciamo, del piacere della musica. E poi aveva, come vi ho detto, imparato a modulare sia le luci, sia come colore, sia on-off. Ok, e anche l'acqua.